Capitolo 29. I tre atti. Tornato a Siena quella sera, Giorgio trovò la città immersa nell'atmosfera del palio. Le contrade erano già state estratte e le bandiere esposte al comune. Affrettandosi verso la piazza col cuore in gola, Giorgio non osava sperare nel miracolo. Se fra le 10 bandiere non ci fosse stata quella del Nicchio, allora la contrada a cui fosse stata assegnata Gaudenzio non avrebbe certo mancato di ingaggiarlo. Lentamente alzò lo sguardo timoroso sul palazzo pubblico. Il miracolo non era avvenuto. La bandiera del Nicchio sventolava in mezzo alle altre. Consapevole della propria impotenza, corse subito nella scuderia per vedere come stesse Gaudenzia. Ogni qualvolta la rivedeva, sembrava appartenergli maggiormente. Hai visto? Sono tornato subito. La giornata stava eterna anche per te. Lasciò che la giumenta gli leccasse la manica della camicia. Devo avvertirti che hai una sola probabilità su 10 di avermi come fantino, se non verrà assegnato al Nicchio. I giorni precedenti al palio avevano tutti il loro programma ben definito. 7 giorni prima una squadra di manovali scaricava sulla pista alcuni carri carichi di terra rossa, che poi veniva accuratamente battuta. 4 giorni prima squadre di falegnami erigevano le tribune davanti ai palazzi e lo steccava all'interno della conca. 3 giorni prima la prova per determinare quali cavalli fossero sufficientemente robusti per superare le difficoltà del percorso. La mattina era serena e ancora fresca. Una folla sempre crescente invadeva le tribune, ma non si sentivano né grida né canti. Dietro espresso desiderio del capovigile, Giorgio montò a Gaudenzia. Anche questa volta la trattenne e anche questa volta la giumenta gli obbedì, dando prova di grande calma. Alcuni dei nuovi cavalli si imbizzarrirono alle fune di partenza, rifiutandosi di entrare. Si ebbe la votazione a porte chiuse e un incaricato entrò nel cortile, seguito da un paggio, che prese da una scatola 10 dischi numerati e andò ad attaccarli alle orecchie dei cavalli. Mentre stava attaccando il numero 6 a Gaudenzia, un mozzo di stalla prese le sue briglie e fu quasi costretto a strapparle di mano a Giorgio. Insieme con gli altri fantini, Giorgio dovette uscire dalla piazza. Spalla a spalla si disposero davanti al lungo tavolo, su cui sopra erano le due urne. 3 volte aveva già assistito a questo terzo atto preliminare, l'assegnazione dei cavalli. Per 3 volte aveva seguito con lo sguardo ogni movimento dei paggetti che pescavano le capsule dalle urne. Per 3 volte aveva visto tremare le mani del sindaco e impallidire in volto i capitani. Uganda alla chiocciola, Dorina alla pantera, Gaudenzia alla giraffa, Rossella al nicchio. Giorgio aveva ormai udito quanto gli bastava. Le capsule avevano firmato la sua condanna. Un grido strozzato gli uscì dalla gola. La cerimonia delle assegnazioni continuava, ma per Giorgio era conclusa. Tutto era concluso. Vide Rossella e Gaudenzia che venivano portate dai rispettivi palafrenieri, circondate dai sultanti Ontradeioli. Non rimasero che Giorgio e i piccioni. In un silenzioso semicerchio alle sue spalle, i 3 robusti giovani assegnati dal Nicchio, come guardie del corpo, si girò verso di loro. Come in sogno, strinse loro la mano, abbozzando un sorriso stentato. Seguì i 3 giovani fino alla sua nuova camera, nel rione del Nicchio. Era tentato di andare a Monticello quella sera, ma sapeva che se l'avesse fatto avrebbe lasciato a Siena tutta la sua anima. Nel pomeriggio ricevette la visita del capitano del Nicchio, il signor De Santi, e per un attimo una folle speranza lo invase. Forse il Nicchio e la giraffa si erano scambiati i fantini e il capitano era venuto a portarmi la notizia. Fu una speranza crudele, soffocata sul nascere. Figliolo, sei un fantino, non un mozzo di stalla, gli disse il capitano. Qualunque sia il tuo cavallo, devi correre per vincere. Il mattino seguente portò alla prova la robusta Rossella, seguito dall'ordine del capitano De Santi. Bada che non inciampi nella fune e sta leggero nel galoppo, non deve spiegare le forze per le prove. Il pomeriggio del terzo giorno ci fu la solita tensione fra i fantini. Ognuno voleva dar prova della propria abilità per guadagnarsi la conferma ufficiale. In luglio Giorgio era stato torturato dal timore che il suo nome potesse venire registrato negli archivi, ma ora non ne importava più nulla. Anche quella volta portò Rossella al traguardo senza forzarla. Quella sera, scortato dalle sue guardie del corpo, partecipò al grande banchetto nel salone del Nicchio, con indosso la casacca e calzoni a strisce della corsa, sedette al tavolo dell'autorità, accanto a De Santi. L'atmosfera era gioiosa e cordiale.
Invano Giorgio si sforzò di partecipare al loro entusiasmo per sentirsi uno di loro. Quando fu il turno di alzarsi e di parlare, non frugò per nessun discorso preparato. Rimase in silenzio qualche istante e poi disse semplicemente: «Sarò leale alla contrada del Nicchio e obbedirò agli ordini del mio capitano».